ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia di consegna delle onorificenze omri conferite motu proprio dal Presidente della Repubblica a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Tutela dei diritti, diritto all'istruzione. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Anna Maria Berenzi. Per la professionalità e l'umanità con cui presta il proprio servizio presso le sezioni scolastiche ospedaliere a favore di studenti malati di tumore o con problemi neuropsichiatrici e per l'impegno nella sensibilizzazione sul tema della malattia. Legalità. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ilaria Bidini. Per il coraggio e lo spirito di iniziativa con cui ha pubblicamente denunciato i fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui è stata vittima. Atti eroici. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Giuseppe Bove. Per la sua esemplare attività di soccorso che ha permesso di mettere in salvo un bambino di 11 anni rimasto intrappolato sotto le macerie del sisma a Casamicciola. Lotta alla violenza sulle donne. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Francesca Romana Capaldo. Per la sua esemplare attività di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, sia nell'ambito dell'esperienza svolta nel controllo del territorio, sia in quello presso gli uffici investigativi. Atti eroici. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Riccardo Capeccia. Per la prova di coraggio e prontezza con cui è riuscito a fermare un tiro in corsa e senza controllo a causa di un malore del conducente. Atti eroici. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Teresa Di Francesco. Per la professionalità e l'umanità con cui, nell'ambito del team USAR dei Vigili del Fuoco, ha prestato il suo servizio nelle complesse attività di soccorso a Rigopiano e Casamicciola. Solidarietà ed inclusione. Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Rocco De Lucia e Barbara Burioli. Per la straordinaria prova di umana generosità e sensibilità a sostegno di un loro dipendente, gravemente malato e privo della copertura previdenziale. Solidarietà ed inclusione. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Greta Sole De Todaro. Per il suo impegno e il suo generoso contributo alle attività di sostegno ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere. Solidarietà ed inclusione. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Virginia Di Carlo.
per aver testimoniato in prima persona come lo sport e la passione possano aiutare a superare i limiti derivanti dalla disabilità. Solidarietà ed inclusione. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Gaetano Fuso. Per la determinazione e la forza d'animo con cui ha portato a compimento il progetto La Terrazza Tutti al Mare per i malati di SLA e di altre patologie neurodegenerative. Lotta alla violenza sulle donne. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Maria Grazia La Selva. Per la sua opera di assistenza e ascolto alle donne vittime di violenza e discriminazione nel territorio molisano. Lotta alla violenza sulle donne. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Jessica Notaro, ritira il fratello Massimo Notaro. Per il coraggio e la determinazione con cui offre la propria testimonianza di vittima e il suo impegno nell'ambito della sensibilizzazione sul tema del contrasto alle violenze di genere. Lotta alla violenza sulle donne. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Roberta Rizzo. Per il suo quotidiano impegno nella difesa delle donne e dei minori vittime di abusi e violenze. Tutela dei diritti dei minori. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Emanuela Sabatini. Per il suo contributo a favore dell'alfabetizzazione femminile e del contrasto al fenomeno delle spose bambine in India. Tutela dei diritti dell'istruzione. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Maria Vincenzina Nella Bussi. Per la generosità con cui, in seguito al terremoto dell'agosto 2016, ha messo, seppur già in quiescenza, la propria esperienza a servizio della comunità scolastica del Reatino. Solidarietà e inclusione. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Giovanni Coletti. Per il suo prezioso contributo alla costruzione di Casa Sebastiano, struttura all'avanguardia per la residenzialità e la riabilitazione delle persone affette da autismo. Tutela dei diritto alla salute. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Daniela De Giovanni. Per l'impegno profuso nel corso della sua vita alla cura e all'assistenza delle vittime d'amianto e delle loro famiglie. Tutela dei diritto alla salute,
ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Claudio Dutto. Per la generosità con cui ha prestato il suo servizio volontario di odontoiatra per la cura dei bambini e per l'allestimento di un ambulatorio specialistico in Kenya. Solidarietà e inclusione, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Christine Jansen. Per il suo prezioso contributo per la creazione di un parco giochi completamente accessibile ai bambini diversamente abili. Tutela dei diritti, diritto alla salute. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Luigi Panata. Per la sua preziosa opera volontaria di soccorso medico e umanitario offerta da molti anni in Burkina Faso. Tutela dei diritti, diritto all'istruzione. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Patrizia Palanca. Per la sua instancabile dedizione all'integrazione della comunità scolastica marchigiana a seguito del terremoto dell'ottobre 2016. Tutela dei diritti, diritto all'istruzione. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Maria Rita Pitoni. Per la professionalità e l'umanità con cui nelle aree terremotate ha prestato il proprio servizio per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica nonostante le difficili condizioni del territorio devastato dal sisma. Integrazione. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Don Paolo Stefano. Per il suo contributo a favore di una politica di pacifica convivenza e piena integrazione degli stranieri immigrati nell'Interland milanese. Tutela dei diritti, diritti dei minori. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Don Ettore Cannavera. Per la sua preziosa opera di sostegno a persone in condizioni di marginalità e in particolare a giovani e minori coinvolti in percorsi di reinserimento sociale. Tutela dei diritti, diritto alla salute. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Umberta detta Bettina Basso. Per la sua opera trentennale di testimonianza e sensibilizzazione sul valore della prevenzione nella cura dei tumori femminili. Integrazione. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Delio Miorandi. Per l'impegno profuso nel corso della sua vita in attività di sostegno all'integrazione della comunità di emigranti italiani in Germania.
Solidarietà ed inclusione. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Maria Antonietta Salvucci. Per l'eccezionale generosità testimoniata dalla donazione del proprio podere allo scopo di realizzarne una struttura dedicata ai ragazzi con disabilità intellettiva grave. Tutela dei diritti, diritti dei minori. Commendatori dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Silvia Terranera e Giuseppe Dolfini. Per la preziosa opera di accoglienza, sostegno e cura ai minori abbandonati con disabilità e in condizioni di disagio sociale. Anzitutto benvenuti. Questo è un incontro di ringraziamento, non nel senso che voi cortesemente avete interpretato ringraziandomi per il momento della consegna, ma nei vostri confronti da parte mia e da parte del nostro intero Paese. È il terzo anno che si conferiscono queste onorificenze particolari per chi ha ben meritato sul versante sociale, con atti di eroismo, di coraggio, con gesti di iniziative, comportamenti di solidarietà. Ogni volta è un motivo di grande soddisfazione, perché siete tre decine qui presenti, ma vi sono tante altre persone tra cui bisogna poi scegliere, e questo è confortante, perché come voi tante altre persone nel nostro Paese, senza avere mai cercato né luce dei riflettori né riconoscimenti, fanno quel che avete fatto voi: gesti di coraggio, iniziative per gli altri, e cioè la ricerca di conseguire il bene comune. E questo fatto per una spontanea, normale scelta di vita quotidiana. Complimenti e grazie da parte del nostro Paese. E questa è una... Il vostro comportamento è prezioso, perché avete dimostrato che il nostro Paese esprime nella gran parte del suo tessuto sociale un senso di comunità che è prezioso. Io non mi stanco mai di ricordare, di sottolineare come il nostro Paese abbia bisogno di sentirsi una comunità di vita, in cui tutti siamo legati da sorte comune e in cui si vive insieme agli altri, non con diffidenza, ma con gli altri, vivendo insieme. E questo senso di comunità è il contrario dell'egoismo. Questo senso dell'importanza degli altri è il contrario dell'egoismo, che poi porta inevitabilmente alla diffidenza, all'ostilità, all'intolleranza, qualche volta alla violenza. Ecco, questo senso di vita, di comunità, questo senso del bene comune, questo senso dell'importanza della condizione degli altri è fondamentale, ed è quello per cui voi avete ampiamente meritato questo riconoscimento. E qui, ripeto, rappresentate tanti altri, la parte importante del nostro Paese. E il nostro Paese è un Paese straordinariamente bello, per natura, per arte, ma soprattutto per la qualità della sua gente, che sa esprimere iniziative e comportamenti quali quelli che voi avete messo in campo. Grazie, complimenti e grazie a voi.